Milan di Fortunato, seconda edizione se non sbaglio del basket in panchina, da dove nasce e chi vi partecipa? È la seconda edizione del basket in banchina. L'anno scorso abbiamo fatto la prima, è riuscita abbastanza bene, ci abbiamo riprovato, non abbiamo inventato nulla di nuovo, si gioca a basket, con però la peculiarità che si tratta di un basket fatto proprio in riva al mare, quindi al porto. E con me ha partecipato Massimo Di Lembo, che ovviamente è il playmaker dell'Airino Basket e la SD Airino Basket, che ringrazio. Tanti ragazzi che ci sono qui, tutti termolesi o vengono anche da fuori? No, ci sono termolesi anche da fuori, ci sono squadre di Vasto, di San Severo, e poi ci tengo a precisare che, a parte il tifo che sentite, quindi si divertono tutti moltissimo, ci tengo a precisare che ci saranno da venerdì, sabato e domenica anche le vecchie glorie del basket termolese, che ovviamente giocheranno con i ragazzi dell'Airino Basket, che da quest'anno, per fortuna, e siamo felici di dirlo, andranno a giocare in Serie C e C Nazionale. Quindi vi raccomando, seguiteci tutti e rilanciamo lo sport nel Molise, assolutamente.